Buongiorno, oggi è martedì 10 agosto e questo è Vangelo Daily, perché una giornata col Vangelo per noi ha più senso. Buon ascolto. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, versetti 24-26. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Gesù è appena entrato in Gerusalemme, è stato acclamato re Messia, l'unto del Signore, colui che porta la libertà al popolo oppresso. Tutti i titoli possibili sono stati utilizzati per definirlo, tutti i titoli onorifici. Sono titoli molto chiari e molto ambigui allo stesso tempo. Sono chiari per la promessa, sono ambigui per come li intende il popolo, cioè noi. Gesù sta finendo il suo giorno, comincia la sera, è la sera della passione, è la sera dove Gesù entra nell'ultima cena, dove compie la sua vocazione. Tale compimento avviene in modo strano per noi, infatti avviene mentre viene l'ora delle tenebre, dove lui stesso entrerà nelle tenebre. Qui oggi finisce la sua azione ed inizia la sua passione, la passione di lui che è appassionato per l'uomo. Questa è la passione che libera, questa è la passione del chicco di frumento che cade nella terra e muore, questa è la passione di liberazione. Se solo noi Chiesa comprendessimo la verità e la grandezza di questo passo così usato e così bistrattato, se anche coloro che ci governano comprendessero la verità di questa azione liberatoria data dal dono e non dai mezzi potenti acquistati sulla pelle di più poveri, se noi ricchi vedessimo quanto sangue viene sparso a causa nostra per difendere le nostre ricchezze, per farle crescere, per rispondere all'idolo del PIL, grande strumento di schiavitù per tanta gente, se solo comprendessimo il segreto della sapienza del chicco. Ma conoscere Gesù significa seguirlo anche nella sua gloria. La sua gloria è la gloria del chicco di frumento che cade in terra, entra nelle tenebre, muore e porta frutto come dono vitale per tutta l'umanità. Se il nostro amore non è un chicco che muore per l'altro, è falso e non porterà mai vero frutto. Chiederà frutti, pretenderà attenzioni, ma non porterà frutto. Eppure questa stoltezza a volte è il nostro idolo, noi l'abbiamo scambiata per saggezza. È proprio vero che noi continuiamo a chiamare bene ciò che è male e male ciò che è bene. Grazie per aver meditato insieme. A domani.